Una scelta di condivisione soprattutto con le nuove generazioni. Mi è sembrato doveroso in questo momento dove si parla tanto e si ascolta meno, restituire il potere all'ascolto del silenzio. Quel silenzio universale che trova sempre il valore della bellezza ai piedi di una piramide che ogni giorno educa a guardare verso l'alto e soprattutto restituisce una meta internazionale a un territorio che è famoso nel mondo per una bellezza universale, come oggi è diventata la piramide, come il labirinto, come la finestra sul mare. Questo silenzio che oggi bisogna restituire alla nostra società è un silenzio che coniuga la pace come condizione dell'anima. Quindi da questo punto, da questo luogo mi fa piacere quest'anno, anche non abbiamo fatto il rito con tutti gli artisti, non si capiva il problema della pandemia, c'è un tempo lungo di organizzazione, quindi abbiamo scelto di essere sicuri di aprire ugualmente la piramide, anzi mi fa piacere confermare che anche domenica prossima la piramide sarà aperta dalle 16 al tramonto. È un dono che voglio fare non solo al territorio, ma anche a tutto il mondo dell'arte, della cultura, della società civile di una Sicilia che ancora oggi, con la presenza di migliaia di persone in questo luogo, conferma e testimonia la necessità di nutrirsi di bellezza, di valore di essere. E questo oggi, ancora oggi, gli artisti, gli eretici, gli utopici consegnano sempre al futuro la visione della bellezza. Questo è il sogno che noi non dobbiamo spegnere mai. Due armi abbiamo a disposizione in questo momento di belligeranza. La prima arma per i bambini sono i libri, la conoscenza, e la seconda arma dai bambini agli adulti è il sogno, è il cuore. C'è un sistema mondiale che non ci vuole fare più sognare. C'è un sistema mondiale che ci vuole, con la dittatura dell'ignoranza, ci vuole schiavi sottomessi infelici. Noi ci dobbiamo ribellare. Le armi sono libri in mano per i bambini e cuore in mano per tutti noi in questo abbraccio cosmico di oggi. Quanto c'è ancora da fare per lo sviluppo del turismo in questo territorio? Il territorio non ha bisogno di sviluppo, ha il patrimonio del futuro che è la Fiumara d'arte. Patrimonializziamo la Fiumara, i giovani si devono attivare e devono trovare in questo grande percorso internazionale il senso del futuro di questo territorio. Certo, non c'è bisogno di meno sagre e forse più coscienza, e questo spetta alle nuove generazioni. Ma lo sviluppo oggi è un'affermazione politica dell'arte e della cultura. Questo mi sento di dirlo per la sofferenza e la solitudine di tanti anni, ma anche per la bellezza di una vittoria politica che l'arte ha restituito ai giovani di questo territorio. Io oggi lavoro per i giovani di questo territorio. I giovani hanno il futuro, il patrimonio c'è. Ne ho messo il mio cuore, attivatevi e patrimonializzate questa grande promozione internazionale che solo Fiumara d'Arte ha restituito come identità.